Oggi troveremo un biscottone inzupposo. Cominciamo, tu sei abituata a vedermi impastare a mano, però nella mia casa è entrato questo gioiello, il Moulinex Cuisine Compagnon. Un meraviglioso regalo, puoi impastare anche a mano. Io tutto quello che farò con il Moulinex Cuisine Compagnon lo puoi fare tranquillamente anche senza. Cominciamo. Intanto ho inserito la lama per impastare. Prima di tutto verso il mix di farine, trovi tutti i dettagli nel box info. Lo zucchero, sto utilizzando zucchero di canna, mezza bustina di lievito per dolci, le uova, il latte. Allora, io sto utilizzando latte di riso perché io ho qualche problema con il lattosio, sto utilizzando questo, il latte normale va benissimo. Creata una bella palla. Il passaggio che sta per arrivare è un passaggio per chi decide di utilizzare o utilizza già in ordine un elettrodomestico come questo. Do potenza 6 per altri 2 minuti. Prelevato l'impasto dal contenitore, ho fatto questa palla, ma già era praticamente già pronta. La avvolgo con della pellicola trasparente e la lascio riposare in frigorifero per una mezz'ora. Guarda, esattamente come se stessimo preparando una pasta frolla, perché alla fine il procedimento e gli ingredienti siamo lì, volendo. Quindi, una mezz'ora in frigorifero. Divido la palla, la pelle figlio da pollo, cioè c'è una palla di pelle di pollo, in quattro parti. Ne prendo una parte. E faccio un salsiccione. Questo è il salsiccione, finisce qui. Adesso lo devo tagliare e lo devo fare in parti bene o male uguali, e diciamo che avere un treppiedi tra i piedi non aiuta. Allora, quella che ti ho appena mostrato è praticamente ricetta base. Io poi prendo la parte tagliata, la schiaccio leggermente con le mani. Adesso io ti propongo due varianti. La prima è quella di pucciare, come si suol dire, soltanto una faccia del biscotto nello zucchero di canna e riporla nella placca da forno. La seconda variante, leggermente più golosa, magari chi ha bambini o a chi piace il cioccolato e basta, sempre una faccia, appiccicatevi, gocce di cioccolato, magari ne leviamo un pochettino, insomma premerle. E mettere le gocce di cioccolato sempre solo su una faccia. Qualsiasi sia la tua scelta, che sia lo zucchero di canna, che siano le gocce di cioccolato, in forno per 15-20 minuti a 190 gradi.